Presentato all'Aquila il bilancio sociale 2012 alla presenza dell'assessore regionale al lavoro Paolo Gatti. Spesi oltre 349 milioni di euro per il settore dell'agricoltura in Abruzzo sono i dati illustrati dall'assessore Mauro Febbo nel corso di una conferenza stampa a Pescara. Buonasera, la cronaca in apertura di questa edizione con due notizie che tra l'altro sono da poco arrivate in redazione. Un uomo dall'apparente età di una settantina di anni, non ancora identificato, è stato trovato senza documenti e con gli indumenti completamente bagnati sulla spiaggia di Montesilvano nella zona di Bagni Luca. Una volta segnalata la sua presenza è stato soccorso da 118 e carabinieri e condotto in ospedale a Pescara. Aveva addosso solo una chiave che potrebbe essere di una stanza, di una struttura ricettiva. Parla pochissimo e fa riferimento solo ad un numero di piano e ad una scala senza fornire le proprie generalità. È stato riscaldato e ossigenato e ha riposato tranquillamente. I carabinieri coordinati dal capitano Enzo Marinelli stanno ora cercando di risalire alla sua identità anche controllando hotel, pensioni e altre strutture della zona. E un operaio di 51 anni di Pescara è rimasto invece ferito in maniera grave ed è in coma in ospedale mentre stava lavorando all'interno del centro commerciale Auchan sulla Tiburtina a Pescara. In base alle prime informazioni, si tratta di un operaio di una ditta esterna che si occupa di automazioni e stava lavorando proprio sulla controsoffittatura. All'improvviso, per causa in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è finito a terra urtando violentemente la testa. È stato soccorso e portato in ospedale dove lo stanno sottoponendo ad un delicato intervento chirurgico e in prognosi riservata e risulta ricoverato in rianimazione. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Pescara, è stato allertato anche l'ispettorato del lavoro. Sequestri di beni in corso a Pescara da questa mattina a carico di una famiglia rom da parte delle divisioni amministrative della Polizia di Stato e del nucleo tributario della Guardia di Finanza. I sequestri riguardano una villetta situata in via di Sotto per un valore di 400.000 euro e due libretti postali per 120.000 euro. La normativa applicata è quella antimafia e i beni finiti nel mirino delle forze dell'ordine sono quelli che sarebbero stati acquisiti dai rom con il provento di attività illecite. Maggiori dettagli sono stati illustrati questa mattina nel corso di un'importante conferenza stampa. E cambiamo argomento, lo avete sentito dai titoli, l'assessore alle politiche attive del lavoro della Regione Abruzzo Paolo Gatti ha illustrato all'Aquila nel corso di un incontro con la stampa il piano del bilancio sociale 2012 che riguarda proprio l'INPS, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Vediamo allora che cosa è emerso con questo servizio. Questa mattina presso l'auditorium della Regione Abruzzo a Palazzo Siloni all'Aquila, alla presenza del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, il Dottor Pietro Iocca, è stato presentato il bilancio sociale INPS Abruzzo 2012. Dopo il saluto del Presidente della Regione Gianni Chiodi è stata illustrata la relazione del Direttore regionale INPS Abruzzo Alberto Scuderi. All'incontro sono intervenuti anche il Presidente del Comitato regionale INPS Abruzzo Enrico Paone, l'Assessore al Lavoro della Regione Abruzzo Paolo Gatti e il Sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. A conclusione l'intervento del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, la presentazione del bilancio sociale dell'Abruzzo costituisce parte integrante del bilancio sociale INPS nazionale e rappresenta da diversi anni per gli osservatori economici, gli organi politici e anche le forze sociali regionali un appuntamento atteso per le analisi e gli approfondimenti sull'andamento economico della Regione. Assessore Paolo Gatti, che rapporto c'è con l'INPS? Con l'INPS c'è un ottimo rapporto, stiamo cercando di tenerlo con tutti i soggetti e tutti i livelli istituzionali perché è chiaro che in un momento come questo, così difficile, serve la massima collaborazione di tutti gli attori istituzionali. L'emergenza italiana, l'emergenza abruzzese è il lavoro, ma credo anche l'emergenza europea. La Regione ha messo in campo tanti provvedimenti, da ultimo il pacchetto lavoro subito, 20 milioni di euro. Ci aspettiamo, continuiamo a dirlo ormai come un mantra, ci aspettiamo che il governo nazionale prenda coscienza e faccia dei provvedimenti, non dico risolutivi, ma che abbiano un impatto e un'efficacia. Quelli posti in essere fino adesso sono di una debolezza incredibile.
Credo che il problema della restituzione dei contributi sospesi sarà affrontato con equilibrio e saggezza. Penso che a breve termine avremo risposte assieme all'INAIL. Ritengo che laddove si può venire incontro alle esigenze della cittadinanza, dobbiamo essere sempre presenti e puntuali. Lo ha detto all'Aquila il direttore regionale dell'INPS Abruzzo Alberto Scuderi, a margine proprio della presentazione del bilancio sociale 2012 dell'ente, in relazione alla vicenda della restituzione al 100% dei contributi sospesi dopo il sisma del 6 aprile 2009. Assessore, a queste cifre la cassa integrazione è difficile correggerla alla lunga. Beh, a livello nazionale a queste cifre difficilmente potrà reggere, infatti ci sono grandi difficoltà, ci sono state nel 2013, si annunciano per il 2014. Noi l'abbiamo detto come regioni che era il momento di riformare il sistema degli ammortizzatori in deroga, tuttavia dando delle garanzie in particolare per quanto riguarda la cassa in deroga. Per adesso comunque anche su questo versante il governo è in una fase, come posso dire, di lunga attesa più che di larga intesa. E invece sulla politica e il suo futuro, quale parte del centrodestra sarà? Il mio futuro sarà nel centrodestra, come è sempre stato, come è stato, come è il mio presente, come è stato il mio passato. E come sempre il 7 dicembre insieme a tutti gli amici della mia associazione Futuro In faremo una valutazione collegiale, io non decido mai da solo. Parliamo adesso di edilizia scolastica, profonde crepe in pareti esterne ed interne, solai e pavimenti hanno messo in allarme insegnanti e genitori. Da giovedì scorso, su ordinanza del sindaco Gabriele Astolfi, l'ala est della scuola primaria di Fontanelle è stata chiusa ed interdetta all'uso da parte di alunni e personale scolastico per cedimento delle fondazioni. Per questo due aule della scuola sono oggi inaccessibili. Giovedì, dopo le segnalazioni arrivate in municipio dalla direzione didattica, i tecnici comunali Gino Marcone e Luciana Cerè e l'ingegnere Erminio De Lauretis, incaricato dal comune di eseguire una ricognizione statico-strutturale e sicurezza dell'edificio, hanno effettuato un sopralluogo nella scuola, rilevando la presenza di un cedimento delle fondazioni sul lato est dell'immobile, che ha prodotto lesioni sulla parete perimetrale e sui solai di copertura e di calpestio delle due aule ubicate nella zona del cedimento. Inoltre, l'ordinanza di chiusura riguarda solo un'ala dell'istituto, perché si legge nel ordinanza del sindaco, il resto dell'immobile non presenta evidenti problemi strutturali, anche perché già consolidato in precedenza. E a Montesilvano è stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa nella sala del Consiglio Comunale, la quarta edizione del premio Educals, che si terrà sabato 30 novembre dalle 9 alle 12 presso la sala congressi del Grand Hotel Adriatico di Montesilvano. A presentare i dettagli dell'evento, che anche quest'anno vedrà come madrina d'eccezione la professoressa Maria Falcone, cittadina onoraria di Montesilvano, gli assessori Enzo Fidanza e Mario Nino Fusco, la comandante della Polizia Municipale Antonella Marsiglia, il tenente Cristian Petruzzella della stazione dei Carabinieri di Montesilvano e l'avvocato Federico Gentilini, curatore di questo importante premio. In materia di agricoltura, il presente e il futuro dell'agricoltura abruzzese, se ne parlerà nei 10 incontri che la Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo ha organizzato sul territorio e in tutte e quattro le province. Si tratta di un'iniziativa che si inserisce all'interno del piano di comunicazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013. A presentarla a Pescara, nel corso di una conferenza stampa, l'assessore alle politiche agricole Mauro Febbo, il piano di sviluppo rurale ha un ruolo fondamentale per il comparto agricolo abruzzese, ha spiegato Febbo, e sarà il protagonista principale degli appuntamenti in programma, nel corso dei quali si analizzeranno risultati e prospettive. Quando si parla di scenari è necessario mettere in evidenza come siano cambiati radicalmente rispetto a quelli che si prospettavano quando il programma di sviluppo rurale, oggi ormai addirittura d'arrivo, è stato scritto. Non si poteva certo immaginare quello che sarebbe successo a livello mondiale con la cosiddetta bolla finanziaria del 2008, diventata una vera e propria crisi economica a livello planetario. E avviandoci a conclusione di questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordiamo che è in programma domani una nuova seduta del Consiglio Comunale ad Atri, fissata alle ore 18 presso la sala consigliare di Palazzo Duchi d'Acquaviva. Saranno 6 i punti all'ordine del giorno. E vi ricordiamo anche l'appuntamento con il nostro settimanale, l'approfondimento curato dalla testata giornalistica Teleatri Notizie, in onda ogni domenica a partire dalle 21.30. Ci sarà una puntata speciale domenica del nostro settimanale e ora vi lascio al meteo. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.
meteo.it vi augura di trascorrere una buona giornata. Ecco le previsioni per venerdì 29 novembre 2013. Si esaurisce completamente l'azione gelida di Attila e le temperature lentamente iniziano a salire, specie di giorno. Vediamo con la grafica se ci saranno precipitazioni. Al nord i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi per buona parte della giornata. Questo. Le nubi aumenteranno in tarda serata a partire dal nord-est. Al centro giornata prevalentemente soleggiata su tutte le nostre regioni, compresa la Sardegna, salvo nubi sparse e passeggere. Al centro avremo dei cieli con nubi sparse, più compatte sulla Sicilia sud-orientale, dove potranno dar luogo ancora a qualche precipitazione. Altrove i cieli risulteranno parzialmente nuvolosi, non sono previste nevicate importanti, se non locali, sull'Appennino calabrese a quote superiori, ecco qua, ai 1000 metri. I venti saranno in gran parte ancora settentrionali, ma per lo più deboli. Diamo uno sguardo alle temperature per questa giornata. Minime ancora sotto zero al nord e su gran parte del centro, fino a 5 gradi al sud. Di giorno avremo un leggero aumento al nord e al centro, con 5-10 gradi, fino a 11-12 gradi invece al sud.